lunedì, non perdere un grande appuntamento. Arriva la 44esima edizione di Gol di Notte, con Michele Plastino, in onda in contemporanea su TMV Radio e Teleuniverso. Partecipa ed interagisci con una delle trasmissioni storiche sul calcio italiano. Tutto live anche sull'app di TMV Radio. Tutti i lunedì dalle 21 alle 23 non perdere l'appuntamento con Gol di Notte. Michele Plastino con Marco Piccari ti aspettano per raccontarti in dettaglio tutta la stagione di Serie A 2023-2024. Eccoci qua di nuovo con voi dallo Sheraton di Milano, sempre live il calciomercato, siamo sempre più vicino all'ora di chiusura, alle ore 20, noi rimarremo con voi in diretta fino alle 20:30 prima di dare poi la linea per seguire sempre attraverso TMV Radio. Vi ricordo la partita Roma-Milan con i collegamenti allo Stadio Olimpico con Alessandro Sticozzi, con il nostro studio dove ci sarà Cristiano Cesarini, insomma una lunghissima giornata live, partita alle ore 8 su TMV Radio. E a questo proposito vi ricordo sempre di scaricare l'app, la vostra app, che potete anche scaricare per la Smart TV, un'operazione molto veloce che vi consente di mettere l'app di TMV Radio anche sulla vostra Smart TV. E allora prosegue questo lungo pomeriggio di calciomercato con alcune news. Sta arrivando con noi come sempre il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini. Tra poco ci collegheremo anche nella postazione mobile con Daniele Rocca e i contributi che arrivano sempre dall'interno dell'hotel Sheraton. Eccolo qui Niccolò Ceccarini. Nick, approfittiamo ancora una volta, a beneficio di coloro che si fossero collegati in questo momento, di fare un po' il punto della situazione. Abbiamo avuto tanti ospiti in questo lungo pomeriggio, tra poco avremo altri contributi. Allora facciamo un po' un riassunto, non delle puntate precedenti, ma delle ore precedenti. Beh, delle ore precedenti sì, di nuovo buonasera a tutti. Dobbiamo dire che comunque sia mancano ormai 2 ore e 24, se non vado errato, la chiusura del calciomercato, e quindi stiamo cercando di capire se ci sarà qualcosa di interessante per quanto riguarda soprattutto il Milan, perché ormai si è capito che il Milan sta cercando a destra e a sinistra di arrivare ad un attaccante. Non è sicuro che questo attaccante arriverà, perché non ci sono in questo momento grossi presupposti, per cui l'unico forse motivo che ci tiene ancora vivi in quest'ultimo ore di mercato è l'attaccante del Milan, perché il Bologna ci ha fatto sapere che non prenderà nessuno in attacco, quindi Bologna evidentemente non ha trovato un'alternativa, quindi molto probabilmente resterà anche Musa Barro, perché in questo momento non ci sono i presupposti per fare un'operazione in entrata. Diciamo che invece la giornata è cominciata con la notizia che tra l'altro riguarda soprattutto Sofiane Amrabat e Maxime Lopez, perché comunque Sofiane Amrabat è diventato un giocatore del Manchester United con la formula del prestito oneroso a 10 milioni di euro e il diritto di riscatto a 20 milioni più bonus. Giocatore in questo momento è pronto quindi per vestire la maglia del Manchester United. Ci sono stati anche i dirigenti del Manchester United a Firenze per definire e chiudere questa operazione. Allo stesso tempo il Sassuolo, che tra poco scenderà anche in campo in virtù dell'inizio di questa terza giornata del campionato di Serie A, il Sassuolo sarà privo ovviamente di Maxime Lopez, perché Maxime Lopez passa alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro e il diritto di riscatto a 9. E quindi è un'operazione anche tutto sommato interessante, perché la richiesta iniziale del Sassuolo per questo mercato su Maxime Lopez era una richiesta intorno ai 15 milioni di euro. Evidentemente poi dopo quello che è successo in Napoli-Sassuolo non c'erano più i presupposti per continuare. Ricordiamo un piccolo retroscena, che questo è il discorso relativo anche a una storia di mercato, cioè Maxime Lopez fino a ieri poteva essere un'opzione per andare in questo senso all'Inter con lo scambio con Aslani. In realtà Aslani e Maxime Lopez, questo scambio non è maturato. La Fiorentina, sapendo delle difficoltà e di questo scambio qui, era andata forte su Demme.
Poi appena c'è stata l'apertura per quanto riguarda Maxime Lopez, la Fiorentina è andata su Maxime Lopez in virtù del fatto che Amrabat era in dirittura d'arrivo con il Manchester United. Quindi insomma Maxime Lopez da uomo mercato è diventato uomo dell'ultima ora di mercato e quindi questa è un po' la trattativa. Poi per quanto riguarda il resto c'è da segnalare che stiamo cercando di verificare se l'Inter farà uscire un centrocampista visto l'arrivo di Klassen, se magari c'è un'opportunità per Aslani last minute oppure per Agumé. Ma quale potrebbe essere? Non lo so, io ho chiesto se poteva essere l'Empoli, che poteva essere un'idea interessante per quanto riguarda una suggestione. E la suggestione l'Empoli l'avrebbe ripreso di corsa Aslani, ma di corsa, solo che non c'è mai stata un'apertura dell'Inter per l'Empoli. Non è che me la sono inventata io, è semplicemente che questa notizia era derivante dal fatto che l'Empoli stava cercando ancora un centrocampista e hanno fatto un mezzo sondaggio per capire se effettivamente c'era la possibilità di prendere Aslani. E invece Aslani non c'è mai stata l'apertura da parte, non c'è mai stata l'apertura da parte dell'Empoli. Però, scusami, dell'Inter, però c'è un'apertura importante. Aspetta, ti fermo subito, Nick, perché andiamo da Daniele Rocca che ha subito un ospite e allora diamo la linea immediatamente a Daniele. A te, Daniele. Allora, siamo qui con il direttore Perinetti. Direttore, non posso non partire dall'Avellino. Che stagione sarà questa per l'Avellino? Che cosa riserva il futuro del club? Tutto da decifrare, chiaramente, per la complessità del lavoro che abbiamo fatto con 16 uscite, 15 entrate. Mi rimette il tentativo di ridare così un respiro nuovo. Un campionato l'anno scorso è stato molto contraddittorio. Quest'anno, ho detto, la nostra parola d'ordine è ambizione, la proprietà, la famiglia D'Agostino non ha lesinato mai sforzi, anche l'anno scorso, ma anche quest'anno speriamo di, come dire, risolverli al meglio, ecco, di almeno avere più soddisfazione per lui e per un pubblico che ha risposto in maniera incredibile, già con un sold out domani, addirittura quasi 5.000 abbonamenti, che sono veramente una gratificazione enorme per il lavoro che è stato fatto. Poi ci torniamo sui tifosi, io però le volevo chiedere, lei parlava di ambizione, io utilizzo un'altra parola, continuità, perché è questo forse che serve a un club come l'Avellino, cioè trovare dei risultati e portarli avanti poi per tutta la stagione. Sì, ma noi ci auguriamo di aver dato a Rastelli un organico con tante soluzioni, un giocatore, un mix di esperienza e anche con diversi giovani interessanti, spero che questo gli consenta di trovare le soluzioni migliori per affrontare un campionato che comunque è difficilissimo, perché ricordiamo c'è il Benevento con la sua rosa, con molti giocatori già dell'anno scorso che lottavano per là addirittura, poi invece è andato male, ma comunque c'erano grandi risorse, il Catania che sappiamo ha grandi ambizioni, il Crotone che l'anno scorso ha fatto 82 punti, quindi è veramente un giro difficile. Poi ci sono le solite sorprese, ho visto che Taranto, Picerno, Potenza e altre squadre sono attrezzate molto, quindi un girone, un campionato molto molto complicato. Parlava giustamente dei tifosi dell'Avellino, io le voglio chiedere però più in generale delle risposte che stanno arrivando anche nelle piazze di provincia, non delle big italiane, con un bagno di folla, di passione, l'abbiamo visto a Lecce, l'abbiamo visto con il Genoa, tantissimi abbonamenti. Che risposta è questa in un mondo che si sta rinnovando, dove le televisioni la fanno da padrone, la gente sta tornando tantissimo allo stadio? Sì, c'è una grande voglia di stadio, questa è la costante, insomma Roma sold out sempre, ma ovunque c'è voglia di vedere la partita, di vedere lo spettacolo dal vivo, e credo che questa sia la cosa più bella, no? Perché la passione popolare va interpretata, va capita. C'è voglia di stadio. Ora le televisioni non hanno, secondo me, mi ha colpito una frase detta proprio ieri a Sky nel corso della presentazione del campionato della Lega Pro. E praticamente la televisione alla fine convince ad andare allo stadio, può sembrare un paradosso, ma invece è così, perché un gioco incredibile, bellissimo, che tutti amiamo, attrae, e allora c'è la voglia di viverlo direttamente, oltre che naturalmente seguirlo dal salotto, viverlo direttamente, andare allo stadio, questa è una cosa molto bella, meriterebbe ovviamente questo pubblico così appassionato.
Ecco, abbiamo qualche problema, prendiamo la linea di Niccolò Ceccarini, vediamo un po' di ristabilire il contatto con Daniele Rocca, il direttore Sempre Perinetti. Sempre interessante, Giorgio Perinetti, quando insomma ci raccontava anche di questa realtà importante, quando si affronta la Serie C, credo che tutto questo insomma sia molto, molto giusto anche diciamo da sottolineare. In effetti è vero, mi ha colpito molto quando parlava, no, degli spettatori, del pubblico, degli abbonamenti, ci sono delle realtà anche in Serie C di un certo livello, quindi io credo che sia giusto prenderle in considerazione e anche valorizzarle. Tra l'altro è uno dei nostri obiettivi anche su tutto il mercato web, quello di dare molto spazio alla Serie B e alla Serie C. Poi Giorgio Perinetti ci raccontava insomma una serie di cose interessanti anche per quanto riguarda il discorso relativo a quello che è il calcio di oggi. Lui ha vissuto tante ere e quindi naturalmente essere arrivati oggi a raccontare. Poi a me piace molto di Giorgio una cosa, che comunque sia lui è molto da Bosco e da Riviera, e una volta è Concellino, e una volta va, voglio dire, ha vissuto delle esperienze anche più o meno traumatizzanti anche con altri presidenti, però comunque sia, vedi, è sempre uno dei decani, dei direttori sportivi molto apprezzato, e quindi mi ha fatto piacere risentirlo e anche sentirlo diciamo parlare di un mondo come quello del calcio tra virgolette minore, che è minore solo per qualcuno, non certo per quanto ci riguarda tutto il mercato web. No, assolutamente, hai fatto bene a sottolineare. Tra l'altro ricordiamo anche adesso, oggi è una situazione un po' particolare, Nick, per quanto riguarda anche il palinsesto della radio, però ad esempio noi all'interno di Piazza Affari nel pomeriggio dalle 17 alle 19 si tratta anche della Serie B, della Lega certo, Pro, certo. Quindi questo proprio a dimostrazione di voler toccare tutte le realtà che poi fanno parte del calcio con vari contenitori all'interno di un palinsesto che parte la mattina alle 8, quindi mi hai dato un assist per ricordare anche. No, perché anche TMU Radio è molto attenta, soprattutto nello spazio di Piazza Affari, non c'è solo il discorso relativo al mercato che è sempre attuale, però poi ci sono delle realtà, le interviste anche di Cristiano Cesarini, di Lucio Marinucci, insomma di Alessandro Sticozzi, che ci portano anche con il contributo dei nostri giornalisti di tutto il mercato web a fare una sorta di vera e propria panoramica su tante situazioni che possono essere sicuramente interessanti. Ecco, questo è poco ma sicuro. Quindi... Senti, un'altra cosa di cui siamo in attesa oggi è le convocazioni di Spalletti, che ancora non arrivano, dovrebbero arrivare, qualcuno le aveva un po' tutta così. Tutta colpa di De Magistris. Infatti lo volevo chiamare, ma è scappato via. Adesso se l'è prese lui e se l'è messa in tasca e le tirerà fuori al momento opportuno, ancora prima di Luciano Spalletti. So che lui vuole Baldanzi in nazionale, in realtà lo voglio io Baldanzi in nazionale, che Baldanzi è un'altra grande storia di calciomercato che abbiamo raccontato, perché in certi momenti sembrava davvero che Baldanzi potesse lasciare l'Empoli e potesse lasciare l'Empoli per 25 milioni di euro. Invece Baldanzi resterà all'Empoli e credo che Luciano Spalletti abbia molta considerazione di questo ragazzo e che proprio per la grande considerazione che ha di questo ragazzo riuscirà in qualche maniera anche a riportarlo o meglio a farlo convocare in nazionale e far sì che possa diventare un grande giocatore. Mi sembra di vedere una persona che già conosco. Aspetta, ti fermo perché ritorniamo da Daniele Rocca, che tra l'altro ha vicino a lui insomma un altro grande inviato di tutto il mercato web, nonché della radio, quindi andiamo magari. Non sappiamo se è bionico o un essere umano, perché Ivan Cardia è ovunque, quindi linea a te Daniele. Sì, più che ospite un padrone di casa praticamente, perché Ivan Cardia è qui per raccontarci del mercato dell'Inter e questo colpo, chiamiamolo last minute, di Klaassen. Che tassello è per l'Inter e può fare al caso secondo te di Simone Inzaghi e della sua idea di gioco? Assolutamente sì, anzi secondo me scala le gerarchie del centrocampo nerazzurro, perché va, secondo me, nelle idee di Inzaghi avanti a Sensi, avanti a Slani, cioè diventa il quinto centrocampista nelle rotazioni nerazzurre, è un innesto di qualità, di esperienza, non di muscoli, cioè non è stato molto chiaro quello che l'Inter voleva nelle ultime 48-72 ore, alla fine l'ha trovato in un innesto a colpo zero, ha firmato un contratto da un anno, più un anno, con opzioni legate insomma al rinnovo per la seconda stagione, che converrebbe anche all'Inter, visto che a quel punto potrebbe beneficiare del decreto crescita, quindi di fatto andrebbe in realtà a spendere meno paradossalmente. È sicuramente un giocatore importante e l'Inter ha scelto di tenere 7 centrocampisti in rosa. L'alternativa a Çalhanoğlu o una mezzala in più? Ma entrambe le cose, può anche essere un trequartista in qualche occasione in cui magari Inzaghi vorrà fare un passaggio verso il 3-4-1-2, può essere una soluzione da tanti punti di vista.
Sul discorso alternativa a Çalhanoğlu, secondo me può essere, perché può darsi che quando non deve far giocare Çalhanoğlu, Inzaghi scelga di far giocare Klaassen. Certo, a quel punto il senso di avere anche Aslani e Sensi in rosa, come dicevo prima, va un po' scemando, perché da mezzala, soprattutto Aslani, Inzaghi non lo vede proprio. Tenere, se dovesse giocare Klaassen come alternativa a Çala, sarebbe un po' peculiare questo aspetto. Allora, l'arrivo di Pavard, l'acquisto di Klaassen, che si aggiunge a tutto quello che è successo, il rinnovamento in attacco, Frattesi, Carlos Augusto, le altre mosse che sono state fatte, Sommer, Bissek, il voto al mercato dell'Inter è un voto alto, è un voto importante per una squadra che ha cambiato comunque tanto? Secondo me sì, secondo me io credo sia un 7 il voto più adeguato all'Inter. Ci sono state delle problematiche in questo mercato, alcuni affari saltati, è cambiata la programmazione in corso d'opera, a volte per scelta, a volte no, chiaramente il caso di Lukaku è emblematico, ci sono stati alcuni tempi lunghi nelle trattative, però poi conta il percorso finale ed è una squadra profondamente rinnovata, anche se non sembra, però in realtà sono arrivati 12 giocatori nuovi rispetto alla scorsa stagione. Forse un po' meno forte in alcuni picchi, perché in porta magari come centravanti a livello di individualità ha perso qualcosa, Sommer è meno forte di Onana, Thuram, Arnautovic comunque sono meno forti di Lukaku, però poi nell'ampiezza della rosa, nelle alternative, in tante cose in realtà è migliorata la squadra, quindi è migliorato il collettivo, quindi secondo me è un voto alto e Pavard è un giocatore molto molto importante. Salutandoti, e in Champions che succede? Perché l'urna è stata benevola, l'Inter naturalmente a questo punto deve avere l'ambizione di andare più avanti possibile, come è successo lo scorso anno, non sarà facile. Beh, lo scorso anno è un exploit che non so se possa fare giurisprudenza, nel senso che è stata molto brava la squadra, è stato moltissimo bravo Inzaghi, però poi per arrivare in finale ci sono tutta una serie di combinazioni che magari non ti si ripropongono. Alla fine, da quando superi i gironi, l'obiettivo che puoi avere è superare i gironi, perché poi entri nel discorso dei 180 minuti e quello è un po' più aleatorio, può succedere un po' di tutto. È ovvio che l'Inter debba mirare come minimo ai quarti, però andando step by step il girone è particolare, secondo me l'Inter deve vincerlo per le qualità che ha e ci sono delle insidie. Il Salisburgo non è una grande squadra perché ha fatto partire tanti giocatori, l'Inter l'ha battuta quest'estate in amichevole giocando comunque con Lazaro, con giocatori che poi non sono neanche rimasti perché evidentemente non erano centrali, quindi c'è un bel gap. Il Benfica forse è più forte dell'anno scorso, la Real Sociedad secondo me è la squadra a cui stare molto attenti perché ha diversi giocatori bravi, forse non ha un bomber di razza, però è insidioso. L'Inter deve vincerlo comunque il girone. Ivan, grazie mille. A voi, buon proseguimento e a presto. Grazie mille a Ivan Cardia, io restituisco la linea, tra poco altri ospiti. No, siamo ritornati. No, sai perché sorridevo? Perché Ivan Cardia ora si monta la testa, è evidente, no? Voglio dire, intervistato addirittura, diciamo, come grande opinionista. Guarda, ha fatto il punto ora, mercato. A microfoni spenti, si abbraccia, sì, con Rocca, sì, un momento, sì, diciamo, di no, grande... No, dice, sono andato bene. È arrivato anche Laimo, potrebbe sì, anche andare possiamo, via. Possiamo andare via. No, invece c'è Raimondo. No, siamo con i pilastri, posso dirlo, con c'è i pilastri Raimondo. Di tutto mercato web, Cardia, Ceccarini, Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo. Alessio che sta... Ciao Raimondo. Senti, aspetta un attimo, sai che domani mattina noi tre abbiamo tutti e tre il treno alle 7 o no? Sì, sì, io ho già parlato. E lo sai il motivo perché lui ha il treno alle 7? Perché va a Coverciano. Ah, infatti io vedo. Già è stato informato. Sono stato informato di tutto, sì, e sì. Quindi lo chiamo in causa, oltre che per il mercato. Andiamo un attimo a parlare di nazionale. Sì. Siamo in attesa delle convocazioni. Io sì. Pensavo che arrivassero o che erano già arrivati, invece siamo ancora in serata. Ad aspettare. Sì, sì, sono attese in serata e secondo me c'è attesa anche per capire chi sarà il nuovo capitano di questa nazionale. È chiaro. Qualche indizio c'è, Giovanni Di Lorenzo, che è stato il grande capitano del Napoli di Spalletti, chissà se lo annuncerà stasera o meno, però sì, mi aspetto una nazionale nuova, molto più giovane, molti più giovani, Raspadori sarà un punto centrale di questa nazionale, ma anche Buongiorno, che è stato, Nick lo sa bene, protagonista di una
grande vicenda di mercato in quest'ultima settimana, lui che è il capitano del Torino, secondo me ha mandato anche un bel segnale, possiamo dirlo? Ha mandato un bel segnale, sì, da capitano del Torino non se l'è sentita l'ultima settimana di lasciare la sua squadra, di andare all'Atalanta. I due club di fatto avevano, Marco, definito tutti i dettagli dell'accordo, c'erano le cifre, l'Atalanta era sicura di aver chiuso questa operazione, poi però alla fine Buongiorno, dopo una notte di riflessione, ha deciso di non andare, il Torino comunque di chiudere Zapata, l'abbiamo visto festante. Tutto sommato è andata bene al Torino, si è tenuto Buongiorno, ha preso Zapata. È andata bene a Juric, che chiedeva un attaccante ad inizio mercato, insomma ha preso Zapata che in Serie A negli ultimi anni ha fatto... Ancora può dire qualcosa, l'ho già dimostrato nella seconda partita di campionato. Guarda, io credo tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche, Marco, perché se Zapata sta bene resta uno dei 5 migliori attaccanti della Serie A. Nell'ultimo anno purtroppo qualche infortunio di troppo, anche i ritmi alti di Gasperini un po' l'hanno limitato, però Zapata dal punto di vista... Sai cosa mi viene un attimo da pensare? Lo chiedo a tutte e due se avete le vostre versioni. Zapata sembrava essere un passo dalla Roma, ok? Sì, sì. Poi da quello che abbiamo letto, e confermatemi voi se avete altre news di questo tipo, che alla fine è stato Gasperini a dire no all'uscita di Zapata, quindi Zapata è rimasta all'Atalanta per poi andare al Torino. È così o c'è dell'altro? Chiedo a tutte e due. Allora, io credo che oggi, Nick magari mi confermo, mi smentisce, Gasperini non sia troppo contento di come si è chiuso il mercato dell'Atalanta. È stato un mercato eccellente, però da un giorno all'altro Gasperini si ritrova di fatto col solo Scamacca centravanti, perché poi è il Bilal Touré che è stato l'altro grande investimento dell'Atalanta. Si è fatto male, rientrerà il prossimo anno. Muriel non è propriamente un'alternativa a Scamacca. E lui aveva chiesto un attaccante all'Atalanta. Non a caso anche stamattina Moukoko del Borussia Dortmund poteva essere un nome, ma ne hanno sondati tanti di attaccanti, non hanno trovato l'occasione giusta, alla fine restano così con i giocatori a disposizione. Per questo ad esempio hanno bloccato Muriel, che piaceva al Bologna. Il Bologna anche oggi ci ha provato in maniera concreta, però non potevano cedere anche Muriel dopo Zapata. E quindi, insomma, mercato ottimo quello dell'Atalanta, però questa chiusura secondo me fa storcere un po' il naso a Gasperini, anche perché poi Buongiorno non è arrivato, ma non è arrivato nemmeno Ian ad ora, perché l'Atalanta si è fermata a 12 milioni, l'Ellas continua a chiedere 15 più 1 di bonus, quindi insomma mercato che poteva essere completato meglio. Conoscendo un po' Gasperini, secondo me oggi non sa. Poi uno che lui le cose le dice, Nick. Sì, se deve dirlo, queste cose di mercato le dice. Sì, anche in passato ha dato delle belle stoccate. Una bella lotta tra lui e Juric quando c'è da bastonare, tra virgolette. Sì. No, ma tra l'altro, guarda, allora, Mir niente da fare per il Milan, dammo un aggiornamento, hanno provato, è stato bloccato dalla società spagnola e ora pare che sia stato riofferto Jovic per la 140esima volta. Ecco, insomma, non è che il Milan sia fortemente interessato a Jovic, però non lo so se adesso, proprio per dire, tra non prendere nessuno e prendere Jovic, cioè la Fiorentina probabilmente potrebbe anche esultare in questo momento, visto che Jovic non viene preso in considerazione, credo che uscirà anche dalla lista sia europea che quella di campionato. Però vediamo se effettivamente stavolta, cioè io parlando anche con Vitiello, con Antonio Vitiello, direttore di Milan News, ci siamo sentiti 15 volte credo negli ultimi 3-4 giorni, ho detto: ma sei sicuro che il Milan non sia interessato a Jovic? In effetti vediamo, avendo visto tutta la rosa di giocatori che hanno trattato prima di arrivare a Jovic, tra poco chiedono a me, a te, di andare a fare il centravanti del Milan. Però il problema io è che adesso sì, però non ti vorrebbe, forse però non ti vuole Pioli mai. Però non ti vuole Pioli, questo diciamolo, perché a beneficio Rossi Milan, state sereni, Piccari al massimo fa una corsa, no, poi no, non al massimo fare. Posso correre. No, però dicevo, quindi io non lo so se allora la Fiorentina avrebbe tolto un problema. Siamo sicuri che si riesca in 2 ore e mezzo eventualmente a prendere Jovic? Perché poi Jovic deve andare, gli devono dare 5 milioni. Chi glieli dà 5 milioni? D'ingaggio. D'ingaggio, sì, perché sì. 2 e mezzo il Real, 2 e mezzo la Fiorentina per l'anno scorso e per quest'anno. Quindi Jovic al Milan, la Fiorentina sicuramente lo potrebbe anche dare gratis, perché comunque il giocatore è a titolo definitivo alla Fiorentina. Sì. Però come glielo danno? Perché comunque glielo dovrebbero ridare definitivo a zero, con l'ingaggio totalmente pagato, in questo caso, dal Milan, o con la compartecipazione di Milan-Real Madrid, scusami, di Fiorentina e di Real Madrid. Io sinceramente non lo so come si possa fare. Sembra complicato. È molto complicato, perché io non ho il quadro del contratto che ha firmato Jovic. Cioè, nel senso, Jovic ha un contratto con la Fiorentina. Dopo Claudione, vengo, non ti preoccupare, cosa Claudio Raimondi. Come avevi i tempi, Claudio? Mi risulta che
gliel'hanno riproposto. Stanno parlando proprio. Quindi questo è un dialogo tra me e la comunicazioni di servizio. Comunicazione di servizio come ai miei tempi quando eravamo tutti. A proposito di comunicazioni di servizio, Nick, e di attacco del Milan, mi dicono che comunque anche in queste ore il Milan sta provando a vendere Origi, a prescindere dall'arrivo o meno di un altro centravanti. Segno evidente che il Milan non ci crede nel belga in maniera più infatti, totale. E anche il discorso Righi Sanabria è fermo perché non c'è nessuno, non c'è nessuno vantaggio per quanto riguarda anche il perché Righi parliamo di uno stipendio da 4 milioni esatto. E il problema di Jovic è uguale alla fine, cioè Jovic nessuno ha il problema di darlo, il problema è che in quel momento lì che tu lo dai come viene pagato l'ingaggio, se no ma infatti stiamo parlando proprio del discorso dei contatti tra Milan e Jovic, o quantomeno diciamo secondo me Ramadani che avrà riproposto ancora una volta il giocatore al Milan, però il Milan la risposta del Milan, almeno in questi ultimi giorni, sulla possibilità di Jovic era no. Se poi ora diventa ni e tra un po' diventa sì, è solo esclusivamente per mancanza di alternative. Poi io ribadisco, Jovic dice Giroud non è la soluzione giusta, perché comunque è tutto fuorché quello che loro stanno cercando come caratteristiche. Però meglio che niente, voglio dire, per Jovic sarebbe un salto comunque in avanti perché va a giocare alla Champions League. L'accetterà il Milan o no? Adesso aspettiamo magari di avere qualche ulteriore conferma anche da Antonio Vitiello. Senti, voglio chiedere una cosa, siccome prima tu Raimondo stavi citando la scelta del capitano della nazionale e hai citato il nome di Lorenzo, mi hai fatto pensare ad un commento ieri di Stefano Impalomeni che adora questo calciatore e lo ha definito in questo momento come il migliore esterno in circolazione che c'è in Europa. Siete d'accordo? Beh, in Europa insomma, è complicato, in Italia sì, secondo me. In Italia sì. Ora faccio un paragone, a me ricorda molto il miglior Cancelo di Guardiola per come interpreta il ruolo. È un'interpretazione molto moderna. Molto moderna, molto. E infatti lo vediamo sempre il ruolo di mezzala, lo vediamo segnare, spesso al limite dell'area. Partecipa molto al partecipa gioco. Partecipa molto, la sua è una storia straordinaria, che davvero è partito. Ha fatto una crescita sorprendente. Una crescita incredibile, 6 anni fa era in Serie C, è rinato grazie al Matera, poi fu una scommessa dell'Empoli, di Lorenzo che lo prese dalla Serie C. E poi il Napoli, io davvero per continuità di rendimento, ma anche poi per capacità momento di essere capitano, perché poi un anno fa, insomma, tanti punti interrogativi sulla sua capacità di poter guidare il Napoli, perché fu l'estate in cui andò via Insigne, che era il capitano, e anche Koulibaly, che doveva essere il nuovo capitano del Napoli. Invece l'ultimo anno è stato perfetto in quel ruolo lì, chi meglio di Spalletti lo può sapere. E poi, insomma, Bonucci, sono alcuni giocatori che hanno concluso il loro ciclo, secondo me, che erano ancora in nazionale solo perché c'era Mancini. Penso a Bonucci, ma penso anche a Spinazzola, ad esempio, un altro esempio. Sì. E quindi, naturalmente, secondo me Di Lorenzo è destinato a prendere quel ruolo lì. Certo, delle alternative ci sono, perché ad esempio se vogliamo parlare strettamente in ordine di presenze, il capitano a questo punto dovrebbe essere Gigio Donnarumma. Beh, certo. Però insomma Spalletti ci ha abituato a scelte non banali in questo senso, quindi non credo che farà semplicemente un ragionamento chi ha più presenze, quello è il mio nuovo capitano della nazionale. Ricordiamo che domani Raimondo sarà proprio a seguire la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti. Noi naturalmente poi ci collegheremo successivamente con Raimondo per così raccontare le prime sensazioni e ripercorrere un po' la prima conferenza stampa di Spalletti come CT della Nazionale Italiana. Poi ricordiamo due appuntamenti importanti, sabato e martedì, decisivi, Raimondo, no? Fondamentali. E Spalletti si trova anche questa situazione delicata così all'improvviso per quello che è successo con Roberto Mancini. Sì, perché ricordiamo come funziona la qualificazione europea, passano le prime due, noi siamo nel girone con l'Inghilterra con cui abbiamo già perso in casa e quindi il primo posto quasi difficile. Molto difficile, ma passano le prime due, quindi di fatto ce la giocheremo con l'Ucraina, che affrontiamo prima in casa e poi affronteremo in trasferta. Ora la prima in Macedonia, insomma, non è una gara banale. L'ultima gara con la Macedonia a Palermo, io c'ero, fu un dramma sportivo e quindi una gara da non sottovalutare, sarà l'esordio sabato a Skopje e invece martedì si torna a San Siro per giocare contro l'Inghilterra. Ma l'augurato caso in cui l'Italia non dovesse arrivare tra le prime due, c'è comunque un paracadute, perché siamo arrivati alle Final Four e quindi a prescindere l'Italia parteciperà agli spareggi di marzo. Però ci auguriamo tutti. Jovic pare, attenzione, Jovic pare vicinissimo al Milan.
Ecco, questa è l'indiscrezione proprio dell'ultima ora. Occhio, perché pare che i due club si siano parlati e che ci possa essere la possibilità di sistemare questa operazione. Quindi Jovic vicino al Milan, c'è un'apertura importante da parte di, più che della Fiorentina, del Milan. Cioè stanno parlando e stavolta la posizione del Milan è di apertura su Jovic, per cui occhio che la Fiorentina può essere veramente la grande protagonista dell'ultimo giorno di mercato, perché con Maxime Lopez, con Amrabat e magari Jovic al Milan, francamente l'ultimo giorno di mercato è a tinte viola, in questo caso diciamo anche forti, perché questa potrebbe essere un'operazione che può decollare da un momento all'altro. C'è un'apertura diversa del Milan rispetto agli ultimi giorni, per cui l'indiscrezione è questa: Jovic può andare al prestito al Milan. Allora, Raimondo, stavi concludendo, quindi ripetiamo, quindi con Jovic molto, diciamo così, in orbita Milan. Raimondo, stavi concludendo, perché poi è una cosa da chiedere prima di dare la linea a Daniele Rocca. Stavi concludendo il discorso sulla nazionale, delle due partite importanti che naturalmente seguiremo, sì, sì. Come sempre. Diciamo che grazie appunto alle Final Four, Marco, abbiamo comunque il paracadute in marzo. Quindi queste sono due gare importanti, perché secondo me tra Nord Macedonia e Ucraina capiremo se l'Italia riuscirà subito ad arrivare tra le prime due. Nel caso in cui non dovesse farcela, a marzo l'Italia si giocherebbe gli spareggi per partecipare ad Euro 2024. Attese davvero a breve le convocazioni, ribadiamo anche le date, gli orari: domani alle 11 a Coverciano, sì, live su tutto il mercato web, poi collegamento su TMV Radio, la conferenza stampa di Luciano Spalletti, sarà presente anche Gabriele Gravin domani con Spalletti, insomma, dal presidente della FIGC, aspetto domani qualche altra stoccata a Mancini, Roberto rapporto Mancini, finito malissimo, rapporto finito malissimo, che credo proseguirà in tribunale. A proposito di rapporti in tribunale, ieri proprio qui parlando nelle stanze del mercato mi hanno un po' aggiornato su quella che è la situazione Spalletti Federazione, okay, perché mi hanno detto che è una situazione che si risolverà entro fine anno con un arbitrato, quindi ci sarà un solo grado di giudizio, un arbitrato che deciderà se Spalletti dovrà o meno pagare al Napoli la clausola da 2,6 milioni di euro. Quindi non si andrà troppo per le lunghe. Entro fine anno si saprà se Spalletti dovrà o meno versare questi soldi al Napoli, fine, e non saranno possibili ricorsi. Quindi sarà subito una decisione definitiva. Bene, 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 Raimondo, io ti ringrazio come sempre, appuntamento naturalmente con te anche in corso di questa serata, ma soprattutto ricordiamo domani con la prima conferenza stampa di Spalletti come CT della Nazionale, che seguiremo nel dettaglio. Grazie Raimondo, faccio un break, vado da Daniele Rocca perché ha un paio di news al volo e quindi vado da Daniele. A te Daniele. Praticamente la regina di queste ultime ore, perché il Frosinone sta chiudendo per Gunther dal Verona, quindi altro rinforzo in difesa, mentre arriva una fumata nera definitiva per quanto riguarda Mason Greenwood alla Lazio. La squadra biancoceleste ha lasciato il calciatore ex Manchester United e quindi andrà avanti con i calciatori che sono arrivati e lavorerà soltanto sulle uscite. Ripetiamo, Kamenovic potrebbe andare in Turchia nelle prossime ore. Poi altra fumata nera: il Bologna non è riuscito a trovare l'accordo con Odegaard, ha già detto naturalmente Nicolò della pista Jovic Milan dopo non essere riusciti a trovare l'accordo con Mir del Siviglia. E in chiusura anche una notizia di calcio internazionale: intrigo a Barcellona, perché è arrivata un'offerta dall'Arabia per Lewandowski di circa 40 milioni di euro. Il club assicura di aver rifiutato la proposta, però in queste ore sta arrivando a Barcellona Joao Felix, che è già sbarcato nel capoluogo catalano, nella città catalana, e quindi attenzione, perché Joao Felix potrebbe diventare il nuovo rinforzo dell'attacco del Barcellona, indipendentemente dalla permanenza di Lewandowski, che in Spagna danno per scontata. Grazie Daniele, riprendiamo la linea qui dalla nostra postazione. Insomma, Lewandowski, caro Niccolò, dice no al calcio di plastica, almeno così sembra. Sì. Senti. Allora diamo un altro aggiornamento prima di salutare, sì? Fabrizio Ferrari, che capirà naturalmente che quando ci sono le notizie di attualità, come io bisogna chiamo per la notizia, bisogna darle. Allora, si va verso il prestito di Jovic per un anno al Milan. Ok. Prestito di un anno di Jovic al Milan, viste le difficoltà per l'attacco, si va verso il prestito di Jovic un anno al Milan. Ecco.
Questa era un'ultima. Mi sembra una notizia piuttosto interessante. Sì. Ovviamente, chiaramente non è la prima scelta, perché il Milan ha cercato. Non è la prima scelta perché il Milan ha provato a fare un altro tipo di operazione, però un giocatore che conosce il campionato, credo che comunque come alternativa ci può stare, no? Tra virgolette, come operazione di salvataggio sia una delle migliori possibili. Eh sì, è saltato Taremi, che doveva essere poi l'obiettivo primario. Pensavo, no, che lo facessero. Anche io ero convintissimo di questa operazione. Erano, credo fossero molto vicini, ma guarda, saltano operazioni come birilli in questi ultimi due giorni, perché purtroppo le tempistiche non sono più quelle di una volta, diventa sempre più difficile fare operazioni per le questioni burocratiche e dei contratti che diventano sempre più complicati, ed è difficile chiudere operazioni velocemente. Lo sappiamo tutti, perché insomma ognuno di noi ha almeno saltato un'operazione per questi motivi. No, questo certifica però il press, andare su Jovic e cercare assolutamente una punta alternativa proprio perché il Milan ne aveva bisogno. Cioè, Giroud è sicuramente un grande giocatore, ma hai bisogno comunque di un'alternativa alle sue spalle. Una stagione come quella che si prepara a fare in Milan, molto dispendiosa di energie per un gioco molto dispendioso di energie che ha intenzione di fare in Milan, è molto offensivo, tra molto offensivo, credo che un'alternativa al posto di Giroud fosse fondamentale. Quindi credo che sia un'operazione, ripeto, fra virgolette, di salvataggio giustissima da fare. Sì, Fabrizio, non ha molto tempo Fabrizio, gli volevo chiedere proprio in senso assoluto queste 9/10 operazioni, perché se Jovic va al Milan sono 10 operazioni del Milan, fanno del Milan la squadra regina del mercato. Non sto dicendo regina in assoluto che lotterà e vincerà lo scudetto, sì, però come tipo di movimenti secondo te sicuramente è la migliore? È la squadra che ha rivoluzionato maggiormente il modo di giocare e i nomi che hanno in campo, con una cessione ovviamente importantissima come quella di Tonali e l'acquisto di tutti questi ragazzi giovani che hanno caratteristiche completamente diverse da quelle dei giocatori precedenti, credo che abbia rivoluzionato la squadra, quindi per me in questo senso assolutamente regina. Ecco, volevo dirti questo, siccome arriva un aggiornamento, allora Jovic in prestito al Milan per un anno, questa è la notizia che vi diamo in tempo reale, mi sembra che tra i club ci sia praticamente già l'accordo, quindi Jovic va in prestito al Milan. Ti chiedo Fabrizio, secondo te a questo punto com'è stato questo mercato? Perché poi alla fine c'è stato il non mercato della Juve, che però ha preso Timothy Weah, che secondo me è il rinnovo di Rabiot, siccome si parla, voglio dire, di Francia, questo è un argomento che ti tocca. Riporta Cambiaso. Il non arrivo di Gabri Veiga e le operazioni tra mille paletti e difficoltà dell'Inter. Cosa sceglieresti tra tutte queste tre? C'è un'altra che ha fatto rivoluzioni l'Inter, perché noi parliamo dei tanti giocatori del Milan. Ma per me l'Inter ha fatto un mercato intelligente, perché con la situazione di budget che tutti sappiamo dell'Inter, credo che abbia alla fine, nonostante il rifiuto di Lukaku, nonostante l'addio di Dzeko, abbia dato un'impronta piuttosto precisa alla squadra, secondo me addirittura più simile a quello che voleva Simone Inzaghi come modo di giocare. È chiaro che ha delle incognite, perché se hai Dzeko e Lukaku che conoscono bene il campionato hai dei vantaggi, se hai Thuram hai uno svantaggio di esperienza, però riprendi Sanchez che conosce il campionato come le sue tasche e hai un attaccante come Lautaro che è clamoroso. Quindi secondo me l'Inter, anche rafforzando la difesa con Pavard, onestamente ha fatto un'operazione da 10 lode. Sì, sì. Ecco, volevo chiederti di Rudy Garcia, no? Perché comunque sia la scelta del Napoli era comunque una scelta difficilissima. Ti va via il tecnico campione d'Italia, che tra l'altro diventa l'unica squadra che ha cambiato l'allenatore. Diventa CT della nazione e ha cambiato anche il direttore sportivo, ha cambiato tutto il blocco. Alla fine ha cambiato tutto il blocco. No, ti chiedo, siccome lui è andato a allenare in Arabia, no? Qualcuno aveva qualche piccola perplessità, diceva un allenatore che va in Arabia e poi diventa tecnico della squadra campione d'Italia. Ecco, come lo vedi, ecco, Garcia in questo mondo Napoli? Ma intanto non giocava, ma faceva l'allenatore, per cui non è fuori condizione. No, quello di sicuro, sì. E poi Rudy Garcia trovo che sia una persona molto intelligente, molto confermata esperto. Anche dall'entourage di Jovic, che Jovic sarà un giocatore del Milan. Scusami se ti ho interrotto. No, credo che Rudy Garcia fosse una scelta tra le più interessanti, perché è un allenatore che ha già allenato in Italia, che parla benissimo italiano, che conosce molto bene il calcio e che ha allenato la Roma, non ha allenato una squadra, tra virgolette, passatemi, stato a Lione, no? Poi comunque è stato a Lione, ha giocato una Champions League clamorosa durante il Covid, vinto con il Lille. Ha allenato il Lille, ha vinto il campionato, facendo un gran bel calcio, è un allenatore che fa giocare bene a calcio, ha allenato in Marsiglia dove io avevo un giocatore, per cui insomma lo conosco molto bene,
non può essere sbagliato, soprattutto perché Rudy Garcia credo che Dumblé non volesse rivoluzionare il Napoli, ma creare continuità e cercare magari di dare una sua impronta nel tempo. Sì, cioè, sì, sì. Senti, vuoi prima di salutarci dici qualcosa delle trattative e degli affari di Fabrizio Ferrari in questo mercato o è segreto di Stato? No, trattative non ve le dico perché è segreto di Stato. Bene. O credo che il Palermo abbia annunciato Koulibaly qualche forse un'ora fa. Sì, è ufficiale, esatto, te lo confermo, e poi sto facendo altre cose che non vi dirò nemmeno sotto. Io sono una mezza idea perché ho assistito a una mezza tele, però non posso raccontare. Però non si può dire, non lo sai, rimarrà nei segreti. Rimarrà nei segreti e lo dirò solo dopo le 20. Bravissimo. Dopo le 20 diremo tutto, sveleremo ogni cosa dopo le 20. Grazie, grazie, buon lavoro, grazie. Grazie Fabrizio. Allora, caro Nick, andiamo avanti, vediamo un po' se riesco anche a portare qui con noi in postazione un altro amico. Ecco, vediamo, c'è Daniele che ha subito capito al volo. Allora, ripetiamo la situazione Jovic, a beneficio di chi si è collegato adesso. Dai. Allora, Jovic va al Milan, formula il prestito e questa, diciamo, è l'operazione last minute di queste ultime ore. Conferme dalla Fiorentina, conferme dal Milan, conferme anche dall'entourage del giocatore. Per cui abbiamo tre conferme, no? Voglio dire, qui siamo oltre la prova, siamo a più di tre indizi, cioè voglio dire alla fine il processo si chiude, no? Nel senso che comunque sia conferme dall'entourage, conferme dalla Fiorentina, conferma dal Milan, Jovic in prestito dalla Fiorentina al Milan per un anno. Ora cercheremo di capire quali sono i dettagli di questa operazione, perché il contratto di Jovic, di Luka Jovic, è estremamente complicato. Perché? Perché lui era arrivato l'anno scorso a titolo definitivo dal Real Madrid alla Fiorentina con questa formula, cioè che la Fiorentina e il Real Madrid partecipavano al 50% per i primi due anni dell'ingaggio di Jovic, che sono 5 milioni di euro, che vuol dire Jovic 2 milioni e mezzo il primo anno lo pagava la Fiorentina, 2 milioni e mezzo sempre la Fiorentina, il restante 2,5 e 2,5 il Real Madrid. Ora lui ha un contratto tecnicamente fino al 2024 con un'opzione unilaterale per rinnovarla, eccetera. Questo è quello che noi sapevamo, ma il suo agente Fali Ramadan, che è estremamente bravo, estremamente capace, sicuramente ha trovato il modo e l'escamotage per far sì che questo contratto, che naturalmente diciamo teoricamente scade nel 30 giugno del 2024, abbia una possibilità di prevedere eventualmente un allungamento di un anno con l'opzione, in modo tale che si possa permettere alla Fiorentina di fare la cessione in prestito, perché tanto né la Fiorentina né il Milan volevano fare diversamente. Per la Fiorentina è un sollievo, perché tanto Jovic non rientrava più nei piani di Vincenzo Italiano, non sarebbe stato inserito nella lista né italiana né europea. Per il Milan è un modo per trovare una scialuppa di salvataggio a 2 ore e un quarto, anzi a 1 ora e 45 dalla chiusura del mercato, perché comunque dopo aver provato l'impossibile, il possibile oggi si chiama Luka Jovic, che arriva in prestito per un anno dal Milan, dalla Fiorentina al Milan. Questa è proprio l'ultima operazione di un certo tipo che è importante a livello, voglio dire così, di nome, che vi possiamo dare e registrare, perché poi insomma mi sembra che quest'ultimo giorno di mercato... Ah, c'è un'altra cosa che devo aggiungere, mi sono dimenticato, perché in tutto questo, allora, Jovic al Milan in prestito per un anno e Aslani resta all'Inter, non si muoverà, e quindi anche Aslani resta all'Inter, non ci saranno movimenti per quanto riguarda il centrocampista albanese dell'Inter. Mentre tu stavi parlando è arrivato qui in postazione un altro graditissimo amico, eleganza, raffinatezza di Stefano Salandin. Buongiorno, bell'uomo, diciamo. Ciao Stefano. Ciao. Ciao, guarda, sono inquietato direttamente da tutto sport, sono qui con noi, Marco, perché mentre parlava di Jovic e Nicolò ha detto mancano 2 ore e un quarto, ho detto ma come 2 ore e un quarto? Sì, ho allungato una mezz'oretta. Poi mi hai fatto venire un colpo, porca madre. Sì, no, ho cercato non di fa più. Ho cercato di allungare una mezz'oretta perché mi diverto. No, ecco, beh, io no, quindi. Io no. Stefano, allora abbiamo sentito questa operazione, il Milan alla fine l'attaccante lo fa e Jovic era partita con Taremi. È un classico vice Giroud. Sì, sì. Che era quello che serviva, o no? Può diventare anche... No, tu dici... Vice Giroud devi pignanarsi. Però loro dovevano aggiungere un uomo. Lo dovevano aggiungere, dai. Sì, numericamente all'attacco. Numericamente, sì. Avevano bisogno anche perché Giroud, insomma, deve fare. Poi non ci sono, fa quel gioco lì, Giroud, Jovic rispetto a Giroud, però insomma è un elemento in più e quindi va bene. Non si può dire che rispetto all'operazione che ha fatto il Milan a centrocampo è un'operazione
logica studiata, è un'operazione di tamponamento. Di tamponamento, sì. Però va bene, numericamente. Una scialuppa di salvataggio, esatto, bravo, così bravo, proprio dell'ultimo, come diceva prima Nicolò. Senti, insomma, possiamo alla fine dire sì, regina siamo arrivati, del mercato, dai. Il Milan, no? Dai, senza oppure pensi che ci sia qualcuno che abbia fatto meglio? Perché noi parliamo del Milan, ma a me viene in mente sempre l'Inter, perché l'Inter ha operato comunque sul mercato. L'Inter secondo me, non si dice secondo me perché sto parlando io, l'Inter è debole davanti. Davanti, tu se dici, hai delle perplessità se davanti. Se gli viene un raffreddore a Lautaro Martinez, chi gli fa gol? Poi però va bene tutto, è una narrazione. Che è un po' il quesito che ci siamo posti in molti. No. Però è una buona squadra, per carità. Qui bisogna fare poi anche un discorso generale sul mercato italiano in questa fase storica, economica, particolare, di chi fa bene, chi compra o chi non vende, nel senso che il Napoli, esatto, ha fatto un gran mercato perché ha tenuto i gioielli e quindi ha fatto... Non cedendo alle lusinghe del mondo arabo. Quindi ha ceduto solo Kim e ha tenuto Osimhen, ha tenuto tutto quanto, quindi quello è un gran mercato. Perciò bisogna un po' parametrare queste valutazioni. Lo stesso il Milan fa un gran mercato, cede un giocatore e compra e rifà il centrocampo. Sì. Rifà il centrocampo, una curiosità che è un po' triste per noi italiani, tre terze scelte della Premier diventano dirimenti nel mercato italiano. Però questo siamo e quindi va bene così. Però ecco, è difficile dire chi fa bene, chi fa male. La Lazio ha comprato, ma ha comprato all'ultimo. Quindi sconta questo mese di ritardo, però ha preso buoni giocatori alla fine. Bisogna vedere come si inseriscono, come in si integreranno. Tempo. Sì. L'operazione Lukaku come la giudichi? L'operazione Lukaku è una grande operazione dal punto di vista mediatico, anche dal punto di vista tecnico, perché non avevi numeri in attacco, anche lì era solo Belotti per l'infortunio di Abraham, quindi assolutamente ottima. Poi a Roma ha ricreato l'entusiasmo, sì, tutto sì, quanto. Se Lukaku sta bene, comunque alla Roma da sostanza, da profondità, da qualità, non c'è dubbio. Sì, sì, sì. No, ma tra l'altro siamo anche a poche ore di Roma-Milan. Ah, caro, vero, Sani, giocano a pallone. Vedi? Giocano a pallone. E io ho la sensazione, la butto lì, vuoi sapere anche un po' il Jovic vostro pensiero? Giocano. No, più che Jovic, Lukaku gioca. Non lo so. Perché sai, io credo che Mourinho è molto bravo anche... dal punto di vista mentale, Marco, sfruttare capire, un po' l'ambiente, sì, l'entusiasmo, capire, magari a parte 5 minuti. Ti ricordi che Sneijder, lui lo buttò dentro, no? Bisogna capire se Lukaku... Mi interrompo solo un secondo, dici. Allora, Jovic è arrivato a casa Milan. Okay. Quindi sta per andare a firmare il contratto di un anno già col strana. Milan. Sì, sai, quando le ma cose non, si ma non, non va a Roma a giocare. No, non ce la fa. Anche se col Frecciarossa, magari con un viaggio aereo veloce. Comunque ora in questo momento Jovic è a casa Milan a firmare il contratto, confermato quello che vi abbiamo detto, prestito annuale. Quindi praticamente era sotto la sede, tutta questa cosa stava lì sotto, diciamo. Il problema è che naturalmente è uscito dal Viola Park, è uscito di nascosto dal Viola Park qualche ora fa, evidentemente. E quindi è andato, si è avviato. Ma non è che questi giocatori non trovano mai gli ingorghi, i Frecciarossa sono sempre lo so, in orario. Abbiamo detto oggi noi abbiamo avuto fortuna anche noi, treno. Anche siamo noi, usciti, molto bene. Siamo usciti, noi. Siamo entrati precisi e siamo usciti a Porta Garibaldi perfetti, è incredibile. Non voglio fare pubblicità, però no, insomma, no, perché dai, però è giusto treni, quando le cose funzionano, è giusto sottolineare. Sì, è vero, quando funzionano. Ma vabbè, però diciamolo, sì, sennò sembra sempre siamo qui a fare critici. No, no. No, dicevo, però se io so Mourinho, penso, vale la pena fare un'operazione mediatica quando un giocatore che di fatto gli ultimi due giorni non si è allenato rischia di rompersi magari per due mesi. Perché bisogna fare anche queste valutazioni al di là dell'aspetto nostro, sì, assolutamente. Dai, io non ci penso. Ci sta tutta come valutazione. E io voglio chiedervi una cosa. Prima abbiamo toccato questo tema dei tanti, diciamo così, l'anno scorso cambiamenti che fece il Napoli, no? Vi ricordate, no? Andarono via cinque giocatori che comunque rappresentavano personalità, spessore tecnico, e sono arrivati altri giocatori. Mi è venuto di pensare all'Inter, cioè l'Inter quest'anno ha perso 4-5 giocatori, quindi dal punto di vista delle uscite ci sono state delle uscite importanti, tecniche, di personalità, di gol, come dicevamo prima. E ci può essere un parallelo? Ci sta con la differenza che là erano finiti i percorsi, qua un po' meno perché
difensore è andato al PSG, Skriniar non era sicuramente a fine ciclo, ma non lo era neanche centrocampista Coso, che è andato in Brozovic, quindi voglio dire, ma è un po' diverso. Però è vero che li ha sostituiti bene. Ripeto, la mia perplessità dell'Inter resta solo l'attacco, tutto il resto è una squadra solida, che gioca bene, che ha dinamiche, che ha uomini intelligenti, Di Marco a gamba, Darmian sta facendo veramente una fine carriera strepitosa. Il problema è quello della... Tu dici, se manca Lautaro, potrebbero perdere tanto dal punto di vista dei ma gol. Ma non solo gol, anche i movimenti, perché abbiamo visto ora, stiamo in due partite... Turan fa dei movimenti funzionali a Lautaro, non viceversa. Sì, sì, è vero. Quindi non lo so se ad esempio Turan potrebbe fare la prima punta. Sai cosa mi sembra? Lautaro adesso è il padrone dell'area di rigore. Sì. Non sì, deve dividerla con nessuno. No, esatto, no, la sicurezza. È tutta sua proprietà adesso lì nel mezzo. Poi no, l'Inter ha giocato anche due partite non di alto livello. Però ecco, io ho questa perplessità. Detto questo, è una squadra solida che ha consapevolezza, che ha giocatori di personalità, che ha fisicità, un inserimento, non ne parliamo spesso perché il mercato è lungo, ci fa dimenticare le cose che sono successe all'inizio, Frattesi che è un giocatore che copre e garantisce gol, e quindi un inserimento molto interessante, no, squadra assolutamente, assolutamente candidata. Nick? Ma mi sono un attimo distratto, mi stavi dicendo. No, si parlava dell'Inter, ecco. C'era su questi cambi che sono stati fatti. Mazzola, Burnic, Facchetti. Beh, insomma, voglio dire, grande squadra. Ma anche quella di oggi mi piace. Io lo sai, sono un grande estimatore del tandem Marotta-Ausilio, per cui c'è poco da fare, quindi io quando li vedo lavorare nelle difficoltà mi piacciono molto, perché poi sono sempre spesso e volentieri criticati, ma qui, ma là, ma sotto e sopra, però alla fine gira e rigira con, diciamo così, l'acqua che ormai il rubinetto si è chiuso da tempo, riescono comunque a mettere in campo sempre delle pulizie di casa eccezionali. Ecco, dei rabdomanti. Sono veramente bravi nel trovare le soluzioni. C'è anche Pietrone Lazzarini in arrivo. Pietrone Lazzarini. Deve dare una news. No, invece ti chiedo una cosa, Stefano, approfitto ancora della tua presenza. Perché tra poco daremo la linea a Roma e poi dalle 19 saremo con voi fino alla fine, fino alle 20:30, tutto live. Confermato alle 20, che chiudo. No, scherziamo. No, noi andiamo avanti. Io volevo per esempio un appendice anche al sabato. Ma tu puoi prendere un jet, andare a Londra, si fa ancora due ore a Londra. Hai capito? Sì. No, io vado in Arabia, almeno fino al 7 di settembre sono bravo, a cavallo, bravo. Capito? No, sulla Juventus, dai Stefano, chiudo con te sul mercato della Juventus e anche sull'operato di Giuntoli, perché guarda, ti devo dire, io secondo me lui sta facendo veramente bene a come è entrato, però leggo che i tifosi si aspettavano di più, volevano quello e quell'altro. Sai, il tifoso si aspetta sempre, no? Qualcosa, soprattutto se ti chiami Juventus. Il tifoso non può cambiare la macchina, non può cambiare la moglie, aspetta il mercato per cambiare i giocatori. Voglio dire, almeno quello dipende da lui, no? Esatto. Voglio dire. No. Sai, cambiare la moglie è un costo esagerato, quindi... Ma no, per dire, mai così. Lasciamo stare. No, beh, ma è una situazione molto particolare. La Juventus è fuori dalle coppe, ha avuto una situazione... un percorso complicato dal punto di vista della giustizia sportiva, con penalizzazioni, multe, e alla Juventus deve fare i conti con un bilancio di una mancanza di un centinaio di milioni tra mancate iscrizioni e premi dalla Champions League, e poi i tifosi ragionano come fosse il subbuteo, ma non è il subbuteo o risico, perché Giuntoli in realtà il mercato l'ha fatto. Giuntoli ha comprato un top player da circa 90 milioni, perché il riscatto di mezzo Vlahovic, di un pezzo di Locatelli, di un pezzo di Chiesa, di un pezzo di Bremer, di un pezzo di altri giocatori, di Gatti. Se fate la somma dell'eredità che si trova Giuntoli dalle vecchie gestioni, Paratici ci arriva bene, Giuntoli e Manna, senza dire né A né Ba, hanno speso circa 90 milioni. Che noi queste robe ce le dimentichiamo, ma sono lì a bilancio. Hai ragione. E questa roba è importante. Hai ragione. E poi c'è di più il carico da 11 della mancata qualificazione alla Champions, dei mancati introiti e della necessità di fare pulizia da una rosa ridondante e senza senso dal punto di vista degli ingaggi e dei pagamenti.
Perciò è un anno di transizione, chiaramente, quindi Giuntoli e Vanna hanno fatto un lavoro di sfoltimento, di taglio dei rami secchi, avranno la sfortuna di non avere la Champions, la fortuna di avere una sola partita alla settimana, ma poi arriverà la Coppa Italia, ma non conta, e quindi una rosa ridotta all'osso con tanti giovani che serve a, come dire, a lavorare per il futuro, a programmare il futuro, a stabilire la base per il futuro, le prospettive. Bisogna capire se questo basta e tutto quanto, ma il lavoro Giuntoli e di Manna è stato straordinario, è stato anche interessante per come hanno seminato bombe in giro, da Lukaku a Berardi. Era un po' che non vedevo questo, questo minamento del mercato, mi è piaciuto. È vero, è vero. Allora, siamo per chiudere questa fascia per poi ritornare alle ore 19. C'è qualche news da aggiungere? No, niente, stiamo cercando di capire che sta succedendo invece per quanto riguarda il futuro di Demme, perché poi alla fine Demme rischia di rimanere, no? Il Napoli rischia di rimanere con Demme con il cerino in mano. Invece si sta muovendo qualcosa anche su Demme, stiamo cercando di capire in che modo e che misura. Quindi ricapitoliamo. L'ultima ora, Jovic a casa Milan, prestito annuale, Jovic per un anno, sarà un giocatore del Milan. Sta uscendo Origi dal Milan, quindi attenzione, entra Jovic, esce Origi, noi però rimaniamo in diretta qua fino alle 20:30. No, pensavo che l'avessi letto da qualche parte. No, mi ha ispirato Salandino. Ah no, perché pensavo che fosse scritto è uno dei miei modelli. Voglio dire, io posso avere un modello Salandino. Sì, vabbè, ma parliamo di cosa? No, assolutamente, lo ringrazio. Come no, sempre, grazie a voi ragazzi. Stefano Salandino, che tra l'altro sentiamo nel corso dei pomeriggi a Maracanã. È bellissimo. Questa sua eleganza e raffinatezza, oggi la sottolineo con la abbinamento della scarpa al pantalone, perfetto. Ci fermiamo qui, va bene? Ciao, diamo la linea a Roma, ciao. Torniamo alle ore 19 per il gran finale. Ah, sì.